Valerio, tu sei stato il corpo, la voce e anche un po' il vissuto di Mattia in questi anni e mi piacerebbe sapere cosa ti piaceva del suo sguardo verso la vita, la realtà, la gente. Cosa mi piace E ancora? cosa ti piace ancora, Sì, perché certo. comunque dicevamo prima che più che pensare a quello che non ci sarà più, tutte le mancanze, è bene fare i conti con quello che abbiamo e che ci resta. E ci restano un sacco di cose, a parte da un punto di vista personale e privato, però anche nel suo lavoro, insomma, continuando a leggere quello che ha scritto, a mettere in scena spettacoli che lui ha pensato e messo in scena, anche il film stesso, soprattutto il film, insomma, c'è tanto di quello che ha fatto Mattia, di come lo ha fatto e del perché. La cosa che ci accomuna un po' tutti, insomma, quelli che hanno fatto questo film, ad esempio, è avere un senso di un intento comune nei confronti di questo mestiere, cioè tutti quanti capivamo e capiamo perfettamente come Mattia racconta quella cosa, perché la racconta così, perché si ride così, pur sorprendendoci sempre perché non era mai prevedibile. Credo che, diceva Giuseppe molto bene prima, la curiosità che aveva Mattia nel prossimo e nelle contraddizioni del prossimo era unica. Credo che, insomma, la curiosità è uno dei motori principali per chi fa il nostro mestiere. Se perdi quella, perdi l'entusiasmo, perdi la ricerca. Ecco, quella è una delle cose che rimangono di Mattia in tutte le cose che ha fatto. E Paola, il film parla di tante cose, verso la fine il personaggio di Valerio Nicola si domanda ma che senso ha la vita e ma perché si fanno i figli? Te la sei fatta questa domanda? E come risponderesti? In realtà io personalmente non darei una risposta, è una cosa naturale, una cosa che avviene e che non deve necessariamente avvenire. Ne parlavamo poco fa e a volte ci si sente caricati di una missione. Imprescindibile che è quella di essere madri o padri o diventare genitori, non è, e tutte le persone che diventano genitori poi dopo non possono in nessun modo anche parlare, no? Delle difficoltà però che anche comportano lo stato d'ansia del sovraccarico di responsabilità e quindi certe volte insomma, parlarne diventa anche un tabù in un modo o nell'altro. Credo che non ci si debba fare questa domanda, semplicemente succede, è bello quando succede e si deve viverlo anche forse con un pochino più di leggerezza, non di superficialità, però dico di leggerezza. Quello che noi mettiamo in scena in questo film forse è un esubero di ansie che non fanno bene a nessuno, alla coppia, che è quello che raccontiamo, e ai bambini probabilmente, perché insomma, per rendergli la vita più facile forse bisogna lasciar scorrere un po' le cose. Io mi ricordo di Paola e di Valerio insieme nel video della descrizione di un attimo, quindi tanto mi riguardo sempre con grande piacere. Ecco, come funzionano insieme questi due attori? Guardaci di noi, Giuseppe, No, ma esattamente come li vedi. Poi, peraltro, per me è una cosa curiosa, sono un'unica, io li concepisco proprio come un'unica entità, cioè anche sul set, non Adesso però ci dici credo di qual è non. il lato B e il lato A, primo, No, e qual no, è nel il senso lato che. oscuro della forza e la forza, qual è? No, assumiti questa No, non responsabilità. me l'assumerò, È no. bello, però, come un'unica entità. No, veramente, cioè nel senso che poi è curioso, ma non è che è stata una cosa meditata, no? Però poi mi sono reso conto, ripensando un po' anche alla lavorazione del film, che da quando ci siamo incontrati la prima volta, cioè non ho mai in realtà. Abbiamo sempre lavorato insieme, non mi è mai capitato di lavorare separatamente, no? E, per cui per me sono Nicola e Sara, cioè sono proprio un'unica cosa. Veramente, la cosa strana è che continuo a pensarli così, cioè anche a film finito. Non so, Beh, che giorno in dici cui di ci questo? dovrai scindere, come Scindere, due persone normali, magari, esatto. Che ecco. non Ma lo evidentemente dobbiamo però. comprendere, ha fatto un viaggio veramente difficile Sì. all'interno di questo film, va No, però è compreso. così, cioè, secondo
Sì, non li ho mai pensati proprio separatamente, anche proprio come attori. Se continui a dirlo poi sembra schizofrenia, capito? Allora lì abbiamo capito. No, però ti dico, è stato facile lavorare con loro, facilissimo. E nel film si parla di genitori, figli, generazioni, insomma, sbagli, eccetera. Mi piacerebbe sapere, da voi che siete genitori, in cosa vi piacerebbe che i vostri figli vi assomigliassero e che cosa invece vorreste che non prendessero da voi, anche cose così banali. Bellissima domanda, molto complessa, molto complessa, alla quale io rispondo, io spero che lui sia un individuo che non abbia bisogno di somigliare né a papà né a mamma, ma che abbia una consapevolezza di sé o un'incoscienza che lo renda unico, va bene? Potrebbe essere una stronzata che potrebbe funzionare detta così, capito che volevo dire però, sì, no? Sì, okay. Certo, certo. Perché se devo pensare a cosa, non lo so, insomma, mi fa un po' paura dirlo così, preferisco che sia unico, che poi ovviamente col vissuto che ha e che avrà, quindi qualcosa nel bene o nel male prenderà sempre da tutti e due, no? Ma la mia l'ha già presa, la voglia così di sorridere genericamente un po' su tutto, di giocare, la voglia di giocare. Questa è una cosa che mi piace che abbia, insomma, una cosa che ha già ereditato, secondo me, e mi basta quello, tutto il resto è bene che sia, sì, suo, solo suo.